Grazie Presidente. Il Consiglio Comunale già si è riunito su questo tema in una seduta indimenticabile, quella al Maschiangioino, in cui c'erano tante lavoratrici e tanti lavoratori, e quella giornata è stata, a mio avviso, molto utile. Oggi il Presidente ha spiegato i motivi di questa ulteriore riunione, però consentitemi, io sono rimasto particolarmente colpito dalla straordinaria giornata di democrazia e di lotta che abbiamo vissuto questa mattina. Perché parlando anche con alcuni colleghi sindaci, c'erano 35 sindaci dell'area metropolitana oltre me, quindi eravamo 36. Non c'era mai stata, almeno a memoria nostra, una mobilitazione di tanti sindaci a difesa di una vertenza per il lavoro che non è un lavoro pubblico, cioè non è un lavoro dell'amministrazione. Quindi credo che questo sia un segnale che dà grande forza a questa vertenza, dà grande forza anche a me, che il 7 novembre dovrò recarmi dal Presidente del Consiglio. Perché è evidente che se questa vertenza è rimasta così forte dal punto di vista nazionale, se questa vertenza oggi è affrontata dai maggiori media nazionali, è perché abbiamo avuto una lezione di straordinaria caparbietà, audacia, tenacia, lotta, dignità e umanità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma importante è stata anche come la città si è schierata, la sensibilità che si è trovata in città e soprattutto con lo schierarsi nei momenti decisivi. Quindi credo che da questo punto di vista è fondamentale mantenere altissima l'attenzione, perché io non mi sento di gioire rispetto alla decisione che è stata assunta ieri dalla Whirlpool, perché è semplicemente e tecnicamente una sospensione di una cronaca di una morte annunciata. Quindi io credo che se noi vogliamo vincere, se noi vogliamo vincere questa partita, bisogna stare democraticamente con il fiato sul collo, democraticamente con il fiato sul collo, nei confronti di chi può far svoltare questa partita. Napoli la parte la farà fino in fondo. L'abbiamo detto anche a Castel dell'Ovo l'altro giorno, questa amministrazione, il Consiglio Comunale si è espresso all'unanimità, quindi non ho ragione di ritenere che si divida su questo, ma a prescindere dalle decisioni che faranno ogni consigliere, ogni parte politica, la nostra amministrazione ci sarà e sarà in prima linea, ovviamente, per qualsiasi altra iniziativa si dovesse prendere. Io sono assolutamente persuaso che ci sono strade giuridiche, finanziarie, istituzionali, sindacali, lavorative e anche innovative da poter mettere in campo. Bisogna avere coraggio e poi sono anche profondamente indignato dal fatto che questa non è una scelta che rientra nella mera discrezionalità. Qui ci troviamo di fronte a due fatti importanti. Il primo è una violazione macroscopica di un accordo sindacale. Quindi se questa roba passa, significa che noi ogni volta che scriviamo un accordo, il giorno dopo possiamo anche dire: ma che ce ne frega a me che l'abbiamo raccolto? Tanto l'abbiamo fatto questo accordo, lo possiamo stracciare quando vogliamo. E quindi qua ci vuole l'autorevolezza del governo. La seconda cosa, io la vorrei sottolineare, qua c'è una doppia punizione dell'Italia e del Sud. Dell'Italia perché l'azienda decide di andarsene fuori e quindi di fare una scelta, come dire, grave nei confronti del nostro paese, ma anche nei confronti del Mezzogiorno. Io non lo so, in questi anni ho visto più volte delle grandi multinazionali e grandi aziende dovendo decidere dove tagliare e dove chiudere, hanno chiuso a Napoli. Quindi per questo oggi e in queste settimane, in questi mesi, la lotta è stata importante, perché abbiamo mandato un messaggio al Paese che quando si colpisce il lavoro, quando si colpiscono alcune persone, quando si colpiscono alcune famiglie, la città si schiera e questa amministrazione e questo Consiglio Comunale, la nostra maggioranza, si è sempre schierata da questo punto di vista. Questo è un segnale forte. Io direi manteniamo questa compattezza fino all'ultimo giorno necessario, che è il giorno della vittoria, perché noi non possiamo prendere in considerazione a questo punto in cui siamo arrivati opzioni, diciamo, che non pensino solamente alla vittoria. Il Presidente del Consiglio, e chiudo, il 7 novembre dovrà esprimersi in maniera chiara, perché finora io devo essere sincero, parole chiare su questa vertenza non le ho avute. Non ho avuto parole chiare, nel senso, io preferisco a un certo punto anche la parola più brutta, che ti dicono: secondo noi,
non c'è più nulla da fare. È una cosa che poi ci può spingere a fare ulteriori iniziative, perché non è solo alla morte non c'è rimedio. Non si può pensare che alla morte lavorativa non ci sia rimedio, altrimenti io non l'avrei fatta questa lotta. Se avessi pensato che questa è un'azienda fallita, che non c'era più speranza, vi avremmo dato una mano per le battaglie sulla cassa integrazione o magari trovare un'altra collocazione, un altro posto di lavoro. No, questa battaglia secondo me si deve fare, perché si deve dimostrare: se tu investi nel nostro paese, se tu investi nella nostra città e ci sono tutte le condizioni per restare, perché c'è una classe operaia che funziona, una classe operaia in grado, come dire, di produrre, in grado di creare generazioni di lavoratori, in grado di innovarsi, noi dobbiamo essere rispettati. Altrimenti quell'articolo 1 della Costituzione o la questione meridionale diventano solo belle parole di cui si riempiono tanti politici in campagna elettorale. Questa è un'amministrazione che sul lavoro ci ha messo sempre la faccia, non solo sui nostri lavoratori, che come dire anche loro soffrono, ne abbiamo alcuni qua fuori che adesso devo incontrare, che soffrono, perché qua si soffre sempre, ma la città deve anche sapere che pure sulle vertenze che non appartengono alla pubblica amministrazione e quindi alle istituzioni locali, noi ci siamo, perché credo che il messaggio più forte che dobbiamo dare al governo, che se ci lasciano indietro, se si girano dall'altra parte, stanno facendo un attacco alla capitale del Mezzogiorno, la terza città d'Italia, e attacchi infingardi sul lavoro non si possono fare. Quindi io credo che da questo punto di vista andiamo a testa alta, senza cappello in mano, non accettiamo elemosine di nessuno. Questa è una battaglia che si deve vincere con dignità, autonomia, coraggio e autorevolezza, perché è una battaglia giusta, e quindi noi ci saremo, e dopo il 7 novembre ovviamente informerò il Consiglio Comunale, i lavoratori e la città di che cosa è avvenuto nell'incontro tra il sindaco di Napoli e della città metropolitana e il presidente del Consiglio e il governo in carica.